TIAA is on a mission. Why? Because 54% of Black Americans don't have enough savings to retire. So, in collaboration with big name artists like Wyclef Jean, TIAA released Paper Right. New music inspiring a new financial future. With 100% of streaming sales going to a nonprofit that teaches students how to invest. Stream Paper Right now and help close the gap. E ora, un consiglio dal Voice Network. Hai mai pensato che la casa di carta parla di blocchi? Che il trono di spade spiega benissimo i traumi? E che una mamma è meglio non averla per amica? Io sono Alessia e sono una psicologa. E io sono Giorgia e scrivo di Serie TV. E ogni sabato ti aspettiamo con TV Therapy, il podcast dove usiamo le Serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni e i grovidi vari. Cercalo sulla tua app di podcast preferita. Mi sento di ufficializzare il fatto che ormai la musica, e non lo dico in senso né dispregiativo né eh, positivo, un dato di fatto, ormai la musica, soprattutto per seguire questa corrente americana, è diventata tipo un, eh, un, un cypher, un cypher hip hop. Cos'è il cypher? Eh, è tipo un gruppo di, di ragazzi che fanno rap, c'è cioè una strumentale e ognuno si esprime nel suo stile. Eh, ovviamente, generalmente si fa in freestyle, quindi ognuno eh, dice quello che, che, che pensa, insomma, fa, fa i suoi giochi eh, di parole in relazione alle sue tematiche, alle sue cose, restando attaccati a un filo. Il filo, spesso, magari è il contesto, quindi, se stai facendo freestyle in gruppo, accade questo. Bene, oggi la musica non è differente. Cioè, i grandi artisti, soprattutto quelli che hanno stilisticamente in, rinnovato e innovato. Gente quindi come Nicki, Minaj, come Future sono personaggi che non è che eh, oggi cioè la canzone. Strofa, ritornello, strofa, eh, comunico il tema. No? L'altro giorno stavo a un bar, c'era questa ragazza brasiliana compagna del proprietario, che in sottofondo parte Eppure sentire di Elisa. E, e, e la canticchiamo insieme, casualmente. No, vedi, eh, lei fa, no, le canzoni vecchie mi piacciono perché mi piacevano le parole. E te, c'hai ragione, c'hai ragione pure te. Sono finite le parole. E anche le canzoni, che adesso, vabbè, ci sarà Sanremo, sarà diverso, ma to, Sanremo a parte. Anche le canzoni eh, più significative, cioè, durano pochissimo... Prima invece duravano e, e nel giro di poco diventano cringe in qualche modo. Quindi di conseguenza, oggi, ma a parte in Italia che siamo dei, eh, dei cammelloni e ci dà gusto eh, un po' la, la canzone in un certo modo, anco, ancora comunque ci piace emozionarci, per fortuna. Ma se andiamo a vedere in America, invece, è in America ormai da un po' che è saltato ogni schema in america non non esiste più il concept album o, o la traccia in america proprio e tra parentesi a me pure piace non è che però abbiamo seguito quella linea un po' di drake che poi fondamentalmente ti dà anche un, ehm, eh, un, un tema, non è che dici Drake poi non te lo dà, o diciamo che fa dischi, fa cose, però seguiamo quello schema, quella via in cui praticamente sta, la base è un tappeto e noi ci esibiamo cercando di eh, sperimentare il più possibile e la sperimentazione diventa mainstream, ma quindi il mainstream diventa sperimentazione in Italia. Facciamo fatica un po' appunto perché siamo tradizionalisti, però se facciamo un discorso internazionale, ecco in questa traccia in modo, partic in modo particolare, questa traccia è una delle tante di, di questo schema. Semplicemente io lo, 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 lo rivelo adesso, ma da mo' che c'è, da mo' che va avanti sta cosa. E, e questo è sempre più vicino a, al fruire di, di questo mondo appunto usa e getta. Siamo sempre più eh, a, a un passo dal, dal far perdere completamente di valore alle cose perché le, le cose non dureranno. Quindi anche le, le release devono essere tante, le canzoni devono essere un qualcosa che ti sfizia lì. Le canzoni sono pacchetti di patatine, non servono più a saziarti. Ma devono essere sfiziose e devono farti godere in quel momento, se poi ti viene il mal di pancia, cazzi tuoi. Fortunatamente noi italiani, ancora ogni tanto una pasta ce la facciamo. Segui i podcast di voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.